Abbiamo notato però che qui gli unici a pagare in contanti siamo noi. Di fatto pagare le 2 euro per il panino, 3 euro, qui tutti mettono la carta col telefono, stop, nessuno dà le 3 euro e 5 euro, tutti pagano con la cartina, stranamente che in Italia. Con la cartina, noi siamo gli unici a pagare le 2 euro, le 3 euro in contanti, il resto tutti con la cartina, ma qui tutti al mercato così. Ecco. Può fotografar? Vabbè, questa con la base esatta sarebbe zucca rossa al forno. Zucca rossa al forno. E ti ha colpito questa? Mi ha colpito perché non l'ho mai vista. Buona. La zucca rossa sì, zucca al forno rossa, mai. Al forno mai. Ok. E vabbè. A che c'è qua? Dieci per dobbiamo assaggiare. Dobbiamo, quindi il nostro pasto di oggi è stato assaggiare un po' di cose che non avevamo mangiato in Italia e qui ce le siamo mangiati. Questo è stato il pranzo. Adesso andiamo a prendere ancora un altro caffè con un dolce, però quello che mi è piaciuto, e poi cominciamo il percorso verso la nostra casetta, che sarebbe Gino che ci aspetta. Questa piccola cittadina è un amore. Ecco, uno può passare, guardate questo come è vestito. Come abbiamo detto c'è 22-23 gradi in questo momento, quindi mi pare che c'è abbastanza caldo per poter passeggiare tranquillamente. Pata negra, abbiamo fatto assaggini vari di pata negra. Andiamo pure questa, ci facciamo una. No, guarda che bello qui. Vabbè, bello qui. Affollatissimo, sì, sempre quasi. Attraversiamo. Ma proprio, guarda, roba. Ecco, ci prendiamo di nuovo la
metropolitana. Rientrando dove? Da Gino, che ci aspetta. A casa Gino che ci aspetta. Siamo arrivati. Questa è la nostra fermata. Ecco. Ho visto che è finita, dico, ma finisce la strada, ecco, invece no, c'è la tasca di Ansis. Ma guarda che cosa, devono passare davanti al treno. Devono fare un sopra. Ad aspettare. Siamo arrivati al Balat, che è il luogo dove abbiamo il camper, un bel posto, molto carino. Ecco, vedete, qui c'è anche di fronte un distributore e quindi vediamo adesso di organizzarci. C'è una lavanderia, facciamo un poco di pulizia, ci organizziamo bene e poi domani mattina si riparte. Ecco, nel frattempo laviamo un poco di vestiti, così ci risentiamo. La seccadora. Belli profumati. Poi c'è la seccadora. No, il posto è carino, tutto preciso, pulito, andiamo bene. Poi abbiamo qui la asciugatrice, la seccadora, che dice Esther. Intanto ci vediamo fra 41 minuti e dove vediamo che esce. C'è una folata di venti. Ragazzi, qui è estate, veramente estate, quindi pantaloncino. Ci andiamo a fare una passeggiata, accompagno Esther, va a verificare se la biancheria è già a posto, e quindi niente, bella cosa.